Gli scopi della vaccinazione sono due. Uno, ridurre gli effetti nocivi sulla persona dell'infezione. Due, rendere impossibile la trasmissione una volta che l'individuo sia portatore. Questo secondo obiettivo si ottiene raggiungendo una percentuale di immunizzati che rende improbabile la trasmissione, malgrado il contatto. Esso dipende dal cosiddetto R con T. Per il morbillo R con T è 15, cioè ogni portatore ha una probabilità di infettare altri 15 individui. Per il Covid-19 2,5. Nel primo caso, per raggiungere l'immunità di gregge è necessaria una copertura vaccinale della popolazione del 95% e oltre, mentre per il Covid-19 potrebbe bastare il 70% circa. La proteina spike del nucleo capside del virus è il gancio con cui il virus SARS-CoV-2 si lega alla cellula delle vie aeree superiori e inferiori dell'ospite per infettarlo. Pertanto, come dimostrato, l'immunità umorale o cellulare rivolta contro questa proteina renderebbe le cellule del corpo inattaccabili all'infezione. Nei vaccini Pfizer e Moderna è stato sintetizzato un RNA messaggero modificato che sintetizza la proteina spike. Esso è veicolato e protetto da una troppa precoce distruzione da una nanoparticella lipidica. Una volta iniettato il complesso RNA messaggero nanoparticella, questo è inglobato dalle cellule dendritiche vicino al sito di iniezione e, liberato nel citoplasma, sintetizza in quantità la proteina spike prima di essere smaltito come qualsiasi frammento di RNA messaggero. Le proteine spike appare quindi sulla superficie dei macrofagi e induce una risposta immunitaria. Nessun virus vivo è coinvolto e nessun materiale genetico entra nel nucleo della cellula. Per questi tipi di vaccino si somministrano due dosi a distanza di 4 settimane. Per Pfizer e Moderna, nella prevenzione dell'infezione clinicamente evidente, l'efficacia registrata si aggira rispettivamente sul 95% nei soggetti superiori a 16 anni e nel 94% nei soggetti superiori a 18 anni. Il flaconcino multidose viene conservato in congelatore tra meno 60 e meno 90, deve essere protetto dalla luce solare e ultravioletta, scongelato tra i 2 e gli 8 gradi, capovolto una decina di volte e diluito prima della somministrazione. Dopo la diluizione, il flaconcino contiene 2,25 ml, dai quali è possibile estrarre 6 dosi da 0,3 ml. Gli effetti collaterali possono essere immediati o ritardati. Gli effetti collaterali immediati possono essere dolore nel punto di iniezione e manifestazioni allergiche fino allo shock anafilattico. Le gravi anafilassi si contano in un caso ogni 100.000 vaccinati e se sembrano attribuibili ad immunizzazione verso il vettore. Sono state rilevate alla seconda dose in soggetti già sieropositivi al Covid-19. Le reazioni tardive sono invece sintomi simili influenzali, in genere un sintomo isolato tra febbre, dolori muscolari diffusi, spossatezza, cefalea, mal di gola. Infine ci sono casi di temporanea paralisi muscolare del braccio dove è stato iniettato il farmaco, probabilmente per l'intensità del dolore. Sono state descritte una paresi temporanea del facciale e una paresi ai quattro arti, entrambe risolte spontaneamente nell'arco delle 24 ore. Questi vaccini utilizzano lo stesso principio dell'RNA messaggero produttore di proteine spike, ma cambia il vettore che in questo caso è un adenovirus e non replicante, cioè non in grado di infettare. Essi sono quelli prodotti da AstraZeneca, approvato dall'Agenzia Europea EMA, da Johnson & Johnson, il Sinovac cinese e lo Sputnik russo. Quando l'adenovirus infetta una cellula umana, l'RNA messaggero entra nella cellula e attiva la produzione temporanea della proteina spike che, una volta riconosciuta dal sistema immunitario, attiverà la reazione immunitaria e indurrà la produzione di anticorpi. I vaccini che utilizzano questa tecnica si distinguono a seconda dell'adenovirus utilizzato, così come appare in tabella. I vettori virali umani adenovirus 5 e 26 funzionano poco nelle persone che hanno sviluppato anticorpi contro questo tipo di adenovirus in precedenti infezioni dell'apparato respiratorio, in quanto l'immunità già acquisita interviene bloccando il vettore prima che questi possa produrre la proteina spike. Per superare questo limite, nel vaccino dell'AstraZeneca viene utilizzato come vettore un adenovirus di scimpanzé.
AstraZeneca è meno efficace rispetto ai vaccini Pfizer e Moderna. L'efficacia valutata su una popolazione di soggetti di età compresa fra 18 e 55 anni è pari al 74% e pertanto ai limiti per il raggiungimento dell'immunità di gregge. Mancano dati per i soggetti di età superiore a 55 anni. I vaccini con adenovirus come vettori hanno il vantaggio che possono essere mantenuti nei normali frigoriferi a 4 gradi e quindi hanno una accessibilità maggiore in paesi che possano avere difficoltà nel mantenimento di una catena del freddo così spinta. Per il vaccino di AstraZeneca sono stati segnalati 121 effetti avversi in confronto al gruppo placebo, in 4 casi necessità di ricovero e in un caso un decesso. È sub giudice la mielite trasversa riscontrata nella fase 3 che aveva fatto sospendere in modo temporaneo la sperimentazione. I maggiori dubbi per tutti i vaccini riguardano però la copertura verso virus e mutanti a livello della proteina spike. Sono allo studio altre strategie di biologia molecolare per la prevenzione, tra cui l'iniezione diretta di alcune subunità proteiche del virus sintetizzate in vitro, da cui dovrebbe scaturire una risposta immunologica di tipo vaccinale. Un passo ancora più spinto, ma di tipo francamente terapeutico, non immunizzante, sarebbe la somministrazione endovenosa di anticorpi monoclonali contro la proteina spike sintetizzati in vitro. Terapia già approvata dall'AIFA. In questo caso, la finestra di somministrazione sarebbe molto ridotta e limitata all'infezione precocissima, prima che il virus si sia moltiplicato e che attacchi le cellule bersaglio dell'apparato respiratorio.